Io sono Pierluigi Sacco e sono Senior Advisor presso l'Ocse e modererò questo incontro che si divide di fatto in due parti. Nella prima parte, in italiano, che inizia ora, presenteremo il nuovo Osservatorio Cultura e Creatività dell'Emilia-Romagna e all'interno di questa prima sessione avremo gli interventi dell'assessore alla cultura e paesaggio della regione, Mauro Fericori, nonché di Gianni Cottafavi, responsabile del Servizio Cultura e Giovani della Regione Emilia-Romagna, di Cristina Ambrosini, responsabile del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e di Roberto Righetti, direttore regionale di Arter. Nella seconda parte, invece, avremo una discussione per quello che riguarda in particolare il rapporto che Ocse sta stilando per quanto riguarda appunto il sistema culturale creativo dell'Emilia-Romagna all'interno di un progetto condiviso con la Commissione europea, nella quale vedremo la partecipazione di Ekaterina Trafkina, che è appunto è coordinatrice della sezione Cultura, Industrie Creative e Sviluppo Locale presso l'Ocse, del professor Fabrizio Montanari dell'Università di Modena e Reggio Emilia, di Emiliano Rustichelli, della segreteria tecnica del ministro per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Erminia Sciacchitano, che è senior advisor nel gabinetto del ministro per quanto riguarda il Ministero della Cultura. Le conclusioni finali saranno affidate ancora alla fine della seconda sessione a Gianni Cottafavi. La prima sessione, come abbiamo detto, sarà in italiano, la seconda sessione sarà in inglese e vi ricordo anche che questo evento è appunto il risultato di una collaborazione particolarmente, secondo me, felice tra la Regione Emilia-Romagna, in particolare l'Assessorato Cultura e Paesaggio, con i servizi Cultura e Giovani e Ater Fondazione e Servizio Patrimonio Culturale, l'Ocse e Arter. Ok, l'obiettivo di questo incontro, come dicevamo, è quello di fare un po' il punto su quella che è oggi l'economia creativa per quanto riguarda l'Emilia-Romagna e in particolare quindi presentare questo nuovo importantissimo strumento che è l'Osservatorio regionale, che noi speriamo possa diventare anche una buona prassi che sia interessante naturalmente anche per altre regioni, per altri territori, non solo italiani ma anche europei. Allora, l'obiettivo di questa prima sessione e soprattutto quello di capire come sta evolvendo la progettualità culturale in un contesto nel quale la cultura sta effettivamente diventando un tema trasversale di grande importanza. Il fatto che l'Ocse stia dedicando un'attenzione crescente a questo tema è molto significativo, il fatto che la Commissione europea stia dando una centralità sempre maggiore ai temi della cultura, come dimostra anche chiaramente l'iniziativa della nuova Bauhaus europea, così come la pervasività della cultura nella nuova programmazione europea, in tutto questo ambito, quindi è davvero particolarmente interessante trovare una progettualità così visionaria, così, come dire, vivace da parte di una regione italiana in un momento nel quale ovviamente l'Italia ha un grande bisogno, diciamo, di mettersi sulla mappa per quanto riguarda lo scenario europeo su questi temi. E con queste premesse che sono particolarmente contento di dare la parola a Mauro Fericori, che è l'assessore regionale. Mauro. Buongiorno a tutte e a tutti. Mi rubo solo un minuto perché sono il primo, io direi ansioso di ascoltarvi. In particolare saluto Pierluigi Sacco, che considero un pioniere della disciplina di cui ci occupiamo e che seguo più o meno degnamente da molti anni nei suoi insegnamenti. Ecco. Abbiamo sentito ad un certo punto dell'evoluzione dell'impegno della Regione sul rapporto cultura-creatività, abbiamo sentito la necessità di trasformare idee, spunti, politiche e voglia di fare in dati, numeri, tendenze, in studi concreti su quello che avviene. Perché avevamo avviato tanti interventi e diversi importanti, molti interventi a favore della nascita delle nuove imprese, interventi di vario genere. Abbiamo iniziato a considerare le discipline artistiche come filiere industriali, prima di tutto nel campo del cinema, come avviene in diverse regioni italiane, ma poi anche nel campo della musica e infine con una legge approvata un mese fa, proprio a favore dell'editoria del libro, che è una legge di filiera che dagli autori fino alle traduzioni internazionali cerca di sostenere tutto questo lavoro.
Abbiamo, direi, fatto anche una cosa che nel tempo ci darà grandi frutti, e cioè non solo cominciare noi come cultura a interpretare la cultura anche come economia, ma abbiamo in un certo senso convinto, fra virgolette, i nostri settori economici loro stessi a considerare la cultura parte del loro lavoro. E proprio in questi giorni sta finendo l'esame di un bando rivolto alle imprese in generale, che però ha riservato uno spazio specifico proprio alle imprese culturali e creative. E da questo ci attendiamo molto. D'altra parte, proprio i nostri settori economici avevano già fatto grandi cose, dando alla formazione artistica di livello alto una parte considerevole dei fondi della formazione professionale. Anche questo è stato un grande successo del passato che vogliamo valorizzare. Insomma, il tema di cui discutiamo oggi, cultura e creatività, sullo sfondo dell'idea dello sviluppo economico, della cultura come traino di questo sviluppo, si traduce ormai in tante diverse iniziative che abbiamo bisogno di trasformare in una lettura chiara di tendenze, con quella forza inesorabile che hanno i numeri e le percentuali, per cui questo lavoro di cui oggi parliamo è un lavoro che penso ci darà molto, e anch'io spero che altre regioni italiane seguano l'esempio e che in questo caso l'Emilia-Romagna possa fare da traino. Buon lavoro e buon pomeriggio a tutti. Grazie infinite a Mauro Felincori anche per queste parole, che davvero fanno capire quanto è forte questa progettualità, e allo stesso tempo voglio sottolineare questa importanza di un dialogo bidirezionale, cioè il fatto che davvero non ci sia solo uno spazio, diciamo, crescente per la cultura, ma ci sia uno spazio mentale crescente da parte delle imprese che non operano in settori tradizionalmente culturali a considerare sempre di più la cultura una risorsa di competitività, di innovazione, di coesione territoriale. Quindi davvero direi è una prospettiva assolutamente interessante, e lo strumento che presentiamo oggi credo possa diventare veramente una componente fondamentale da questo punto di vista, un osservatorio della cultura. Allora, quando noi sentiamo la parola osservatorio, tendiamo subito a pensare, ok, questa è una cosa per tecnici, per specialisti, interesserà probabilmente a qualche statistico, a qualche analista e poco più. Invece vorrei sottolineare come la filosofia di questo osservatorio è davvero quella di essere uno strumento facilmente fruibile e accessibile, perché noi abbiamo davvero bisogno di avere da questo punto di vista, per le ragioni che citava l'assessore Felincori, la possibilità di accedere a questo tipo di evidenze, di capire qual è veramente oggi il ruolo della cultura all'interno dell'economia regionale, e per fare questo c'è bisogno di arrivare, se vogliamo, anche a una vera e propria democrazia partecipativa per quanto riguarda l'accesso e la capacità di lettura di dati. Quindi credo che in questo senso sia veramente un passo molto molto importante, quello di dare veramente uno strumento facilmente usabile per analizzare le tendenze, quindi non solo per fotografare la realtà, ma per rendersi conto di come questa realtà cambia, per esempio per tutto il tessuto della produzione dell'associazionismo culturale. Credo proprio che questo potrà diventare uno strumento importantissimo per quanto riguarda lo sviluppo strategico. Allora, le relazioni che ci presenteranno l'osservatorio ci racconteranno anche un po' la genesi di questo progetto, che non viene, diciamo, non è nato ieri, un progetto che viene da un percorso che la regione in realtà sta sviluppando da tempo. Addirittura già dal 2012 la regione ha sviluppato un'attenzione, per esempio, su tutto il tema della cosiddetta economia arancione, cioè questa nuova prospettiva nata peraltro all'interno di un contesto interessante, proprio quello, insomma, di un paese che normalmente non viene classificato sempre come uno dei grandi leader della progettazione culturale, la Colombia, che ebbe appunto questa idea estremamente interessante, che ha portato alla nuova visione, diciamo, dell'economia arancione, quindi delle industrie culturali e creative, come un pilastro importante di qualunque organizzazione socio-economica di paesi avanzati, e che ha portato quindi la regione a sviluppare sia nel 2012 che ancora nel 2018 degli studi che hanno portato quindi a capire qual è la logica di sviluppo nel contesto dell'economia arancione che la regione ha portato avanti in questo periodo. E quindi a tutti gli effetti è questo il contesto ideale nel quale l'osservatorio si inserisce. Osservatorio che, e anche questa è una buona prassi molto interessante, è frutto di una collaborazione tra vari
soggetti, diciamo, che fanno parte da questo punto di vista del sistema regionale: il sistema Culture Giovani, ATEP Fondazione, il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna ed ATEP. Quindi anche questa, diciamo, logica di piattaforma è un ulteriore aspetto, come dicevamo, di buona pratica che vale assolutamente la pena di sottolineare. Ho già detto come questo tema sia oggi assolutamente centrale nell'attenzione europea. E non solo perché per la prima volta noi osserviamo, per esempio, la comparsa di un cluster tematico dedicato alla cultura dentro il secondo pilastro di Horizon Europe, che già di per sé è un segnale di straordinaria importanza, non solo perché la nuova KIC, quindi il nuovo ecosistema dell'innovazione, e in questo ciclo 21-27 l'Europa ne lancerà soltanto due, e il secondo presumibilmente sarà dedicato all'acqua, tanto per capire su che scala di temi stiamo parlando, non solo quindi ci troviamo in una nuova situazione nella quale il nuovo ecosistema dell'innovazione appena lanciato per quanto riguarda il bando dall'Europa riguarda proprio il sistema delle industrie culturali e creative, ma perché a livello europeo c'è oggi una, diciamo così, pervasività dei temi culturali attraverso la programmazione che è veramente impressionante. Toccano i temi dell'ambiente, toccano i temi della coesione sociale, toccano i temi dell'innovazione, toccano i temi della competitività. Quindi davvero ci troviamo in un momento senza precedenti da questo punto di vista, e naturalmente l'altro grande obiettivo sarà riuscire a inquadrare questo tipo di ambito di opportunità nello scenario ovviamente del PNRR, quindi delle strategie anche proprio immediate, se vogliamo, di ricostruzione, ma anche proprio di reimmaginazione dei nostri modelli di sviluppo locale, che a questo punto probabilmente le scelte che faremo oggi naturalmente saranno scelte che ci condizioneranno probabilmente almeno per il prossimo decennio, quindi sono veramente scelte molto importanti. Ecco, da questo punto di vista allora capiamo quanto sia importante capire meglio come funziona questo progetto dell'osservatorio e che tipo di prospettive, che tipo di strumenti ci mette a disposizione, non soltanto naturalmente per gli operatori che lavorano all'interno della regione, ma per tutti coloro che naturalmente sono interessati ai temi dello sviluppo locale a base culturale. Quindi per questa ragione sono molto contento di passare la parola al nostro primo relatore, cioè a Gianni Coltafani. Prego. Grazie professor Sacco, buona serata a tutti. Dopo questa introduzione molto puntuale e articolata, credo importante sottolineare due aspetti. Il primo è che noi con questo osservatorio, giustamente, come è stato giustamente sottolineato, vogliamo cambiare prospettiva rispetto a quello che è stata anche la storia dell'osservatorio che la Regione Emilia-Romagna già da tempo gestiva, che è da più di 20 anni l'osservatorio dello spettacolo, che così come tanti altri osservatori era nato principalmente per fornire ai decisori politici e agli stakeholder ante litteram, quando ancora non si utilizzava questo termine, che erano le categorie rappresentative di un settore, gli elementi di conoscenza del sistema di cui si sta parlando, quindi in termini di domanda offerta o in termini di occupazione, in termini di approfondimenti tematici su quello che potevano essere le nuove tendenze o anche gli aspetti legati alle capacità delle organizzazioni di reagire a contesti economico-finanziari in evoluzione, tutti obiettivi ed elementi importanti confermati ancora oggi come diciamo a base progettuale, come obiettivo progettuale di un osservatorio. Su questa base si è aggiunto nella prima parte degli anni 2000 del nuovo secolo una necessità di politico-culturale molto forte, che andava oltre questa esigenza di carattere politico-programmatico. Noi ci siamo trovati, in particolare nel contesto del nostro paese, che è stato particolarmente colpito dalla crisi finanziaria del 2008, di fronte a un'ondata culturale e politica che tendeva a marginalizzare la cultura e a spostarla fuori dal campo dell'economia. Tout court, ricordiamo la frase che ha rappresentato in maniera plastica questo orientamento, cioè con la cultura non si mangia. La Regione Emilia-Romagna, visto che poi era un ministro dell'economia a dirlo, la preoccupazione è diventata
70, la regione Emilia-Romagna ha quindi ha voluto contrastare questa tendenza, investendo parecchio anche dal punto di vista culturale, per contrastare questa tendenza, diciamo per affermare un concetto diametralmente opposto, e cioè che la cultura e la creatività sono settori economici che muovono migliaia e migliaia di posti di lavoro, che creano nuovi posti di possono creare nuovi posti di lavoro e hanno forte potenzialità di sviluppo e per un paese come l'Italia e l'Europa sono probabilmente un settore strategico per l'innovazione, la trasformazione, la capacità di competizione del nostro paese. Quindi, sull'onda di un osservatorio che stava già partendo da un osservatorio che stava già svolgendo un proprio lavoro con le caratteristiche che dicevo, nel 2012 la regione ha voluto fare un salto di qualità, e cioè di dare una idea molto più chiara, precisa, puntuale del perimetro di un settore e della configurazione di un settore che, a differenza degli altri, che sono settori organizzati con rappresentanti, categorie molto forti perché rappresentano settori industriali riconoscibili, coesi, con dinamiche strutturate. In questo caso ovviamente noi parliamo di un settore in cui le analisi sono particolarmente complesse, perché parliamo di migliaia e migliaia di piccole imprese, migliaia e migliaia di imprenditori di se stessi, molto spesso migliaia e migliaia di operatori che sono costituiti in forma di giuridicamente strutture non profit. E devo dire, da questo punto di vista, un altro passaggio culturale molto significativo è stato quello, che è ancora in corso, di affermare il fatto che anche se la tua struttura giuridica è una struttura no profit, tu sei impresa. Muovi migliaia di posti di lavoro, puoi creare posti di lavoro, sei una struttura economicamente significativa. Nel 2012 la regione costruì un percorso importante che restituì questa dimensione economica, delineò alcune strategie. L'assessore Fedicori già lo ha descritto, e che hanno portato a creare nuove forme di intervento, concependo questo settore economico nelle logiche classiche dello sviluppo industriale, nelle logiche di filiera, quindi, che avevano necessità di una serie di investimenti, dalla formazione professionale fino all'internazionalizzazione, quindi mettendo a disposizione di questo settore tutti gli strumenti già noti, già collaudati, dovendo adattarli tuttavia a un contesto nel quale probabilmente certe misure nella scala, nelle caratteristiche, non si adattavano necessariamente automaticamente al settore delle imprese culturali creative. Per questo il lavoro di ricognizione, di mappatura, di conoscenza, di ricerca è continuato, si è sviluppato senza avere una restituzione, un confronto costante col pubblico all'esterno, è riemerso nel 2018, come veniva detto, e quindi arrivo verso la conclusione di questo percorso. È riemerso nel 2018, quando di nuovo, con un'ulteriore ricerca che confrontava la regione a 6 anni di distanza e faceva un primo bilancio di alcune politiche che la regione aveva messo in campo, appunto, in particolare nel settore dell'audiovisivo cinematografico, nel settore della musica e nel settore dello sviluppo complessivo delle imprese culturali creative, ha voluto di nuovo restituire la dimensione di qualcosa che acquisiva un'importanza e rispondeva positivamente alle aspettative che c'erano nel momento in cui si pensava che da quel settore sarebbe potuto venire nuova occupazione, nuove opportunità di sviluppo. Nel 2018 si è capito che non si poteva più procedere da quinquennio a quinquennio, occorreva uno strumento che restituisse nella forma che già il professor Sacco prima sintetizzava, quindi con un livello anche di comprensibilità immediata per un pubblico non solo di addetti ai lavori, di quella che è la dimensione di questo settore, quali sono le caratteristiche, quali sono le tendenze, quali sono i fenomeni e anche le criticità.
mi rendo conto che ancora sono su un livello abbastanza generico. Ci sarà poi dopo di me chi illustrerà e presenterà i risultati di quanto sto dicendo, quindi vado a chiudere velocemente sull'attualità. Noi abbiamo da questo punto di vista alcune grandi sfide e opportunità straordinarie. Devo dire che rispetto alla fase politica culturale che citavo dopo il 2008, in cui è stato raggiunto un livello, credo, forse del fondo che era possibile toccare, la risalita anche dal punto di vista dell'attenzione, dei finanziamenti da parte dello Stato c'è stata ed è stata significativa. Negli ultimi anni nel settore della cultura e dello spettacolo c'è stata una forte inversione di tendenza in cui il Ministero ha potuto offrire opportunità, occasioni significative di crescita da questo punto di vista. Non solo, grazie a un lavoro che ha visto assieme sindacati, operatori, ma anche le regioni, c'è stata una forte e decisiva inversione di rotta per quanto riguarda il lavoro artistico e il lavoro dello spettacolo, per cui lo Stato, devo dire, di fronte all'epidemia ha saputo reagire prevedendo forme di previdenza, assistenza, tutele, assicurazioni, ammortizzatori sociali per un settore importante dell'economia, che è quello appunto delle performing art, che da 40 anni si attendevano, ecco, e che sembrava fosse impossibile da ottenere, e quindi i risultati importanti sono straordinari. Noi abbiamo il PNRR, il Next Generation EU, che ci offre un'ulteriore importante occasione, anche perché collegata all'inizio di un nuovo settennato di programmazione europea, grazie al quale noi, come Regione Emilia-Romagna, intendiamo offrire ancora più strumenti, di mettere a disposizione del sistema dell'industria culturale e creativa ancora più strumenti per rafforzarsi e acquisire la capacità di strutturarsi ancora di più come impresa, come soggetti economicamente forti, investendo nei settori che prima citavo. E quindi da questo punto di vista l'osservatorio, che adesso riesce a restituire una fotografia non solo per quello che riguarda le performing art, ma anche il settore del patrimonio culturale, che è una novità di restituzione di una serie di dati che la regione aveva, ma che non aveva organizzato e restituito in questa forma che andiamo a presentare, al pari di quello che avviene al di fuori delle performing art e del settore del patrimonio culturale nel resto dell'ambito delle imprese culturali creative, che sono fuori dal perimetro dei finanziamenti diretti delle attività culturali come si sono consolidate, ma che sono, penso al design, penso a parte della moda, a una parte importantissima dell'audiovisivo, del settore della comunicazione, che fanno a pieno titolo parte del settore della cultura e della creatività, anche in questo caso mappate, restituite, vanno a far parte di un settore che sempre di più speriamo abbia visibilità e consenta la strutturazione di politiche sempre più forti, sempre più incisive e sempre più efficaci. Chiudo dicendo che dopo una fase sulla quale non voglio spendere molto parole, nelle quali diciamo anche il settore dello spettacolo, che conosco bene, ha visto un po' un indebolimento del lavoro degli osservatori, parlo a livello generale e anche nazionale, la riforma del settore che è in corso in questo momento in discussione al Senato prevede un forte investimento invece e una ripresa del lavoro sugli osservatori, per riconoscendone appunto l'importanza e il significato. Ecco, chiudo veramente definitivamente segnalando che dobbiamo andare anche verso una nuova concezione di osservatorio, che ci stiamo andando, e confidiamo che
possa nei prossimi mesi questo essere percepibile concretamente nell'osservatorio come non soltanto un insieme di dati statistici che ci rendiamo conto hanno comunque un'utilità tecnica e un interesse relativo per un pubblico vasto, vorremmo che l'osservatorio acquisisse sempre di più la capacità di andare a cogliere quelle che sono le nuove traiettorie, le nuove tendenze, le modifiche in atto e da questo punto di vista possa essere uno strumento, possa acquisire e proporre anche nuove metodologie di approccio alle problematiche e alle criticità o alle occasioni, le opportunità che vogliamo affrontare in forma nuova e nel rapporto con tutti i poli e i centri di ricerca a partire dall'università che da questo che su questo possono e debbono offrirci una grande collaborazione. Ringrazio anch'io le persone che in questi anni hanno collaborato a costruire, in particolare per il mio servizio, l'Osservatorio dello Spettacolo e anche al di fuori del mio servizio ATER, Fondazione ATER, che ha sempre collaborato insieme a noi per offrire anche in questo caso un'ottima base e un grande supporto di progettazione. Grazie mille a Gianni Cottafavi. Ci sono tanti aspetti che sarebbe importante sottolineare di questo intervento. Ne vorrei, per ragioni soltanto di tempo, sottolineare soprattutto due. Da un lato questa visione ecosistemica. Allora, la parola ecosistema piace tanto, oggi la si usa ma molto spesso a sproposito, mentre invece in questo caso abbiamo proprio visto come questa concezione, diciamo, del sistema delle interdipendenze della produzione culturale e creativa sia veramente all'interno, diciamo, al centro dell'azione strategica della regione. Questo è molto importante, non accade spessissimo, in molti ambiti purtroppo culturali si ragiona ancora con quella che normalmente si chiama silo mentality, cioè che in qualche modo si vada ad approfondire solo un aspetto specifico, che sia lo spettacolo, che siano le arti visive, senza a volte rendersi conto che davvero, e soprattutto da queste sinergie che nascono oggi, le grandi possibilità di cui stavamo parlando prima, di impatto sociale, di innovazione, eccetera. Il secondo aspetto molto importante è questa necessità di una visione anticipatrice. Nel campo della cultura non si può reagire passivamente a quello che accade. La cultura manifesta le sue reali diciamo potenzialità di sviluppo proprio in questa sua visione di anticipare le tendenze. Da questo punto di vista, quindi, ragionare anche sull'osservatorio come uno strumento che funzioni con questa logica diventa assolutamente importante. E proprio in questa prospettiva, cioè, arriviamo a parlare dei dati, che sono molto contento di introdurre Cristina Ambrosini, che con noi approfondirà proprio questo, cioè qual è il valore dei dati che vengono forniti dall'osservatorio, che tipo di prospettive di analisi ci offre, soprattutto tenendo conto delle nuove sfide, perché a tutti gli effetti questo sono legate chiaramente al ciclo di programmazione regionale, legato anche naturalmente alla politica di coesione, al PNRR. Quindi che tipo di investimenti, di progettualità si andranno a realizzare e come questi dati ci aiuteranno a comprendere meglio naturalmente sia questo sviluppo strategico che anche proprio l'efficacia degli interventi. Come si potrà lavorare anche a quell'opera di rilancio, di rafforzamento competitivo di tutto il sistema della produzione culturale e creativa nello scenario post-pandemico. Sono questioni molto importanti e quindi è davvero utile capire come questo osservatorio può aiutarci in questa prospettiva. Prego. Do la parola a Cristina Ambrosini. Grazie Pierluigi Sacco. Sì, io faccio seguito all'intervento di Gianni, facendo un focus ovviamente dal punto di vista del patrimonio culturale così ricco, articolato, sfaccettato, capillarmente diffuso anche nella regione Emilia-Romagna, come ovviamente in tutto il nostro paese. E in questo senso possiamo davvero rilevare come sia maturo il tempo per avere a disposizione uno strumento come l'Osservatorio della Cultura e della Creatività. Quindi, facendo tesoro di tutto quello che è il patrimonio di esperienze, di conoscenze, di iniziative e di rapporto continuativo che in regione possiamo contare, no, di mettere a disposizione sul patrimonio culturale, arriviamo alla sfida di questi anni con il PNRR, con la strategia appunto della regione e tutti gli altri piani e le politiche europee in una diciamo condizione che ci permette di mettere a frutto
tutto, ripeto, le esperienze fatte finora. Quale contesto si sta aprendo e quali opportunità noi dobbiamo poter cogliere anche con l'aiuto dell'osservatorio che, come diceva l'assessore, ci permette di avere una situazione aggiornata anche sui dati, sui numeri, sui soggetti, ma che deve essere anche capace di interpretare le tendenze. Se noi pensiamo alle misure che nel PNRR sono dedicate espressamente alla cultura, intesa come quell'ambito così pervasivo, così trasversale, che ovviamente innerva, e lo sappiamo da tempo, proprio per l'esperienza di questa regione, innerva tutte le situazioni di rigenerazione urbana dei territori, innerva le situazioni che portano ad avere inclusione, maggiore inclusione sociale attraverso le esperienze culturali, la produzione culturale, il confronto e soprattutto la capacità di stimolare e allenare una logica di rete. Ecco, questo io lo diciamo metto a disposizione come riflessione partendo dall'esperienza dei nostri istituti culturali, quindi parlando per esempio di musei, biblioteche, archivi. A questo punto direi, qui ovviamente ci riaggiorniamo su questi aspetti, ma intanto affrontiamo un altro aspetto abbastanza centrale per quanto riguarda la struttura del nuovo osservatorio, cioè tutto l'aspetto della governance e quindi anche proprio delle caratteristiche specifiche dello strumento e anche proprio di possibili esempi di analisi che si possono realizzare con questo tipo di strumento, proprio con questo tipo di prospettiva e di grande interesse per quelli che sono i risultati. Passo la parola a Roberto Righetti, direttore generale di Arter. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie mille, saluto gli altri relatori che non conosco e che con molta curiosità vorrò sentire dopo. Allora, io il compito che io ho oggi è anche di farvi vedere un po' questo portale, quindi farò una breve premessa e vedrete che alcune parole ritorneranno perché c'è chiaramente consonanza fra noi rispetto all'approccio che abbiamo utilizzato. È chiaro che il nostro obiettivo era in primo luogo quello di dare visibilità. Questa è una regione famosa, noi abbiamo questa ossessione di chiamare valley, quindi le Motor Valley, il Food, la Fashion Valley, ma non era il fenomeno dell'industria culturale e creativa non era così conosciuto, era conosciuto dal tema del turismo, di altri servizi, ma questo non era molto noto. C'era un tema di dare valore, che non era solo un problema di visibilità, ma anche di dare valore. Dare valore è importante, perché questo è un settore che dà molto valore, produce valore, ma dà molto valore agli altri settori. È un settore che trasforma le città, come abbiamo visto anche recentemente, ci sono molte iniziative in giro per la regione su questo aspetto. È un settore importante negli ambiti di coesione territoriale, quindi ha un valore che eccede il suo valore diretto economico ed era importante farlo emergere. Ha un sistema di vincoli, ad esempio una certa irriducibilità, una rappresentazione statica. Tende a essere un gioco senza frontiere un po', e questo è molto interessante per certi versi anche per chi viene come me dall'economia industriale ed è oggetto di politiche, di tante politiche che erano prima disintegrate non a caso da sistemi di rilevazione che erano parcellizzati, ognuno un po' aveva un proprio sistema di lettura dei propri fenomeni e che qui invece vengono messi insieme. Questo è uno degli elementi più importanti, c'è una lettura trasversale delle politiche che vanno su questo settore, che non è solo di rappresentazione con l'osservatorio, ma anche proprio di coprogettazione, i nuovi fondi strutturali, le nuove politiche, la nuova strategia di specializzazione intelligente, che è quella che traina tutto, dà una chiave di lettura molto forte di trasversalità su questo settore. Allora, dicendo, partiamo con molto, molta attenzione, molta cura, diciamo che la citazione da nume tutelare di questo osservatorio è una famosa frase di Frank Zappa che diceva appunto che parlare di musica è come ballare di architettura, e quindi con molta attenzione produciamo dati, con molto scrupolo ma anche con molta libertà, perché questo è davvero un mondo complesso. Allora, il lavoro che è stato fatto è stato sostanzialmente appunto quello di avviare una collaborazione fra le tre grandi matrici che producevano dati, avevano dati su questo settore, che erano appunto l'Osservatorio dello Spettacolo, Arter, l'Osservatorio dei Beni e degli Istituti Culturali e l'attività che Arter
seguivo sulla parte culturale e sulla parte creativa soprattutto. Tenete conto che Arter appunto segue, coordina il cluster sulle industrie culturali e creative Emiliano Romagnolo, partecipa adesso alla KIC, la cosa che diceva il professor Sacco prima, la KIC europea sulle industrie culturali e creative, quindi è un'area di settore sull'innovazione che noi abbiamo curato con molta attenzione. Cosa ci siamo messi a fare? Chiaramente abbiamo identificato i cruscotti indicatori, abbiamo messo a sistema dei dati che avevamo a disposizione, abbiamo subito lavorato sulle data visualizzazioni, quindi su una capacità di lettura immediata dei dati. Abbiamo appunto, e da lì siamo arrivati alla creazione di questo portale che vi faremo vedere fra pochi istanti, con alcune parole d'ordine che un po' ha richiamato l'assessore prima, Gianni, e che voglio ribadire, cioè prima, è che descrivere questo settore vuol dire fare una narrazione complessa e quindi raccontarlo in diversi ambiti e per diverse chiavi di lettura. Volevamo avere delle data visualization che permettessero una lettura autonoma e fruibile dei dati da vari pubblici, perché questo è l'altro tema, vorremmo che questo punto fosse praticato da pubblici molto diversi, non solo specialisti, ma anche persone che si avvicinano a questo settore e vogliono avere delle primissime immagini e delle primissime rappresentazioni. Naturalmente, vorremmo che questo diventasse il punto in cui vanno anche le analisi e le ricerche più approfondite che vengono prodotte anno per anno e che sono sempre in qualche modo ripetute e che troveranno un unico punto di riferimento, e vorremmo anche che fosse un punto questo di riferimento per altre potenziali connessioni con osservatori qualitativi che si stanno costruendo in regione su vari temi. Ce ne sono vari, alcuni che stanno lavorando molto sui temi delle relazioni fra imprese, fra i sistemi di imprese, vorremmo che appunto trovassero connessioni con questo osservatorio. Questa è, diciamo così, lo vedete come home page, cosa trovate? Io diciamo che l'ho visto una settimana fa ed era tutto in latino, che mi sembrava anche una bellissima idea, molto creativa per certi versi, ma poi mi hanno spiegato che forse era meglio procedere con l'italiano, obiettivamente, quindi vabbè, trovate home page, studi, analisi, tutte sulla parte alta, quelle che sono le macro dimensioni che affrontiamo. Io mi concentro soprattutto sulle sette dimensioni che vedete e di cui viene data una chiave di lettura sintetica, poi entreremo dentro tre di queste dimensioni per farvi vedere cosa c'è oltre questa prima schermata. Allora, come vedete, si parla di luoghi, dentro questo ambito sono mappate tutte le sedi dell'offerta culturale, i luoghi fisici che rappresentano il patrimonio artistico culturale della regione. Si parla di offerta culturale, quindi sostanzialmente viene data una rappresentazione di tutta la grande attività sullo spettacolo dal vivo, le proiezioni, le iniziative, le sedi culturali. C'è un'area che parla di digitale, chiaramente il tema del digitale è un tema fondamentale per lo sviluppo di questo settore, è una delle due grandi transizioni che noi stiamo trattando su diversi ambiti, oltre a quella appunto ecologica, quella digitale appunto l'altra componente fondamentale di trasformazione di tutto il sistema produttivo, e quindi qui ci sono tutte le analisi su i finanziamenti e gli interventi che consentono di innalzare la componente digitale del sistema dell'industria culturale creativa. C'è un'area sui finanziamenti che quindi racconta tutto il pezzo di finanziamento pubblico che va sia sulle leggi dirette di settore specifico che sulle strategie di specializzazione intelligente, quindi sull'area della ricerca, dell'innovazione, della creatività. C'è un'area sulla, diciamo così, di rappresentazione socio-economica, quindi in cui viene dato sostanzialmente, vengono date le rappresentazioni di dimensionamento di questo settore, di queste industrie, del peso occupazionale, del valore di PIL, tutte queste cose. Un'area ancora che si chiama globalità, che fornisce non solo dati sulla propensione internazionale, che sono sia esportazioni, ma anche appuntamenti fieristico-culturali, tutta la parte sui siti UNESCO, quindi tutto quello che ci dà una rappresentazione in chiave più ampia, non solamente regionale, e da ultimo un'area sull'innovazione, in cui vengono raccontati i luoghi dell'innovazione che sono molto, molto presenti in regione, che sono spesso luoghi di innovazione, ma anche di innovazione culturale o di progettazione
Invece a tre di questi, solo per farvi vedere la seconda parte dell'osservatorio, se entriamo dentro a luoghi, come vedete in primissima battuta compaiono con un contatore appunto, e questi saranno dinamici, cioè verranno aggiornati quando sarà pronto il museo che l'assessore stamattina è andato a dare il calcio d'avvio per raccontato insieme agli altri. Quindi, come vedete, 545 musei e le biblioteche, ma anche delle rappresentazioni appunto delle date visualization, in cui, come vedete, su ogni singolo puntino viene indicato con molta chiarezza che dov'è qual è il museo, dov'è o la biblioteca, o il cinema, il teatro, qual è la sua specializzazione, tutto quello che ne consegue. Farei vedere adesso la parte sull'offerta, i dati sullo spettacolo dal vivo. Adesso questa è una proiezione, quindi anche qui, come vedete, il contatore che si aggiorna sempre, 16.000 spettacoli dal vivo, tutte le proiezioni, e sotto nella visualizzazione trovate una visualizzazione per rappresentazioni, per spettatori e per spesa al botteghino, quindi una sintesi. Naturalmente qui ci sono anche i report, ma che riteniamo molto efficace rispetto al fatto di quello che succede nell'ambito dello spettacolo dal vivo. Come vedete in questa piccola rappresentazione si vede anche un affondo. Qui abbiamo, se andiamo sulla parte digitale, avremo un affondo sulle dimensioni, appunto sui musei digitali, su alcune dimensioni che teniamo sotto controllo, collegato appunto alla digitalizzazione, la presenza di siti web, di servizi online, la presenza sui social, le collezioni digitali, la presenza di wifi, e vi dicendo con appunto l'indicazione sulla media di indicatori, che in questo caso ci pone in una ottima posizione rispetto a questi ambiti, ma anche vedrete tutta una parte collegata ai contributi o ai finanziamenti sempre sulla parte digitale, che sono molto importanti appunto con la visualizzazione dei programmi da cui arrivano i finanziamenti e delle azioni che vengono finanziate. Cerco di essere molto rapido anche per stare dentro i tempi e consentire magari il ritorno degli altri relatori. Questo è, diciamo così, quello che c'è in questo momento. Come ho detto, questo è un sistema che intende essere aperto, cioè si arricchirà progressivamente di altre informazioni, di altri dati. Fra i report pubblicheremo fra qualche giorno un report sulle prime stime degli impatti di Covid sui valori socio-economici del settore delle industrie culturali e creative, in cui ci saranno sia dati macro, da cui emergerà che nel suo complesso, diciamo così, il settore, da come l'abbiamo definito, sta recuperando rispetto al periodo pre-Covid, anche se naturalmente sulla parte più direttamente delle attività creative artistiche il recupero è lento e ci vorrà tempo per tornare agli effetti prima, anche perché la riduzione di valore aggiunto è stata quasi del 30% nel 2020, quindi è un valore impressionante per dimensione. Presenteremo i dati sempre sul 2020 degli impatti del Covid sugli spettacoli dal vivo e sul cinema. Anche qui ci sono dati non particolarmente positivi, come potete immaginare, ma dall'idea comunque della nostra attenzione a tenere sotto controllo queste dimensioni in modo il più possibile ravvicinato, anche per poter fare appunto darci una chiave prospettica più forte, anche i dati sulle iniziative, sui musei e sulla parte espositiva che
appunto presenteremo in questo rapporto che uscirà fra pochi giorni. Vabbè, questa è una, appunto, ho cercato di essere anche un po' veloce per vedere se riuscivamo a recuperare forse Cristina Ambrosini. Siamo qua, aspettiamo suggerimenti e suggestioni, naturalmente, perché questo vuole essere appunto un progetto che struttura delle informazioni e che rimane aperto a delle suggestioni e dei suggerimenti che possono arrivare dall'esterno. Grazie mille intanto. Grazie a Roberto Righetti. Allora proviamo a dare... Sì. Prego, la parola di nuovo a Cristina. Sì, no, l'intervento di Roberto è stato già molto esemplificativo di quanta possibilità ci può stare nell'osservatorio davvero di integrare al massimo tutte le risorse che abbiamo per arrivare a delle politiche ancora più efficaci. Per quanto riguarda il patrimonio, i dati ci stanno parlando davvero in maniera molto eclatante dello sforzo che stiamo indirizzando verso, per esempio, la comunità delle reti, verso la digitalizzazione dei nostri istituti culturali, per cui vediamo che abbiamo già un buon posizionamento, ma il fatto di capire, no, quali aspetti devono essere maggiormente rafforzati nel campo, per esempio, delle collezioni digitalizzate, nel campo anche dei servizi ai pubblici articolati, efficaci e tempestivi sul territorio nostro, che è ricchissimo, come avete visto, di musei, di istituti culturali, che non sono tutti di grandissime dimensioni, ma la cosa fondamentale è riuscire ad aumentare, a migliorare la qualità dei servizi capillarmente in tutte le nostre, i nostri istituti culturali, perché solo così il fare rete e essere di stimolo e di sviluppo anche innovativo per le imprese culturali e creative può diventare una realtà. Quindi dai primi, appunto, test che stiamo facendo su questa produzione di dati, ne esce uno scenario che in maniera fiduciosa noi pensiamo ci potrà aiutare a rendere più organica una convergenza verso politiche articolate, ma che arrivino davvero a rispondere appieno anche a quelle che sono le misure indicate nel recovery, per esempio, e in tutte le altre linee di finanziamento e di sostegno alle politiche culturali. Faccio solo un accenno al tema della formazione degli operatori culturali, al tema della formazione e dell'incontro che la regione, attraverso i tecnopoli, attraverso i cluster, attraverso gli altri soggetti, sta stimolando per far sì che chi lavora e gli operatori, gli addetti che lavorano all'interno del patrimonio culturale per il patrimonio culturale, incontrino senza troppi, diciamo, patemi il mondo invece delle imprese, che, come si diceva anche prima, devono allenarsi ancora di più a essere al servizio e a proporre soluzioni di cui poi si possono avvantaggiare tutti. Ecco, questo è un tema molto importante, anche siamo partiti ora con l'accreditamento del sistema museale regionale, e questo è un altro aspetto fondamentale. Siamo partiti con formazione che riguarda i temi fondamentali anche del fundraising, del sostegno agli istituti culturali, alla formazione, alla gestione delle collezioni, ma in termini, appunto, molto più dinamici e più sfaccettati di quanto si possa pensare di poter fare tradizionalmente. Io mi fermo qui perché, appunto, è stato detto molto, e spero, appunto, che anche la presentazione che ha fatto Righetti possa essere servita per individuare, no, quale importanza avrà questo osservatorio. Grazie mille, in effetti sì, io credo che durante questa sessione abbiamo avuto una preview molto stimolante. Io personalmente sono rimasto colpito anche proprio non solo dalla piacevolezza estetica, ma proprio dall'usabilità delle visualizzazioni, perché in realtà quando si usano delle basi dati così complesse, la visualizzazione non è solo uno strumento decorativo, ma è proprio uno strumento cognitivo, è quello che ci permette davvero di navigare i dati, di saperli organizzare mentalmente. Mi è piaciuto molto, e quindi, tra l'altro, io stesso da professionista dico che immediatamente una delle prime curiosità sarà proprio quella di guardarci dentro, e sono sicuro che come me tanti altri, ma ripeto, non solo gli specialisti, saranno portati
a fare questo tipo di lavoro e davvero, soprattutto in prospettiva appunto della pianificazione futura, credo sia veramente molto molto importante mettere questo progetto a valore, ma rendere anche consapevoli, come diceva prima anche l'assessore Felicori, un po' tutte le regioni del fatto che oggi come si fa a fare una pianificazione su questo tipo di tematiche così importanti senza avere strumenti di questo tipo. Spero davvero che questa buona prassi ispiri anche tanti altri. A questo punto siamo pronti a passare alla seconda sessione e passeremo anche un'altra lingua, quindi passerò all'inglese per presentare a questo punto il progetto dello studio realizzato appunto dall'OCSE. So we start with the second session, and in this case we have a really interesting new study that gives us a further insight in terms of how the creative economy of Emilia-Romagna is evolving, and in particular what are the most important points of development but also critical aspects that have to do with the culture and creative ecosystem of the region. To this purpose, I have the pleasure to pass the floor to my colleague Katia Travkina and to Professor Fabrizio Montanari, who were the co-authors of this study. Katia, the floor is yours. Well, thank you so much, Pierluigi, and good afternoon to all, and really congratulations with such a successful observatory, where we are quite amazed to see not only visually, but the richness of data that is in there. And of course, you build on decades of work and all other observatories that merged into this one, but really congratulations. So yes, let's maybe have a look at our study. Voilà. Maybe let's start with the with some big messages, with the big picture, if you want. Voilà. So of course, well, it's very clear, it emerges from the study, but I think it's a bit of a common knowledge now that Emilia-Romagna has a very vibrant creative economy. It was growing steadily before the crisis. It has a very strong and diverse accessible cultural offer across the territory, and there is a very strong demand for cultural goods and services. And obviously, the region also has a very robust policy infrastructure. So, and what's interesting here is that the cultural policies, as is the case in many OECD regions, are not, in fact, marginal standalone policies, but are becoming really mainstreamed across different policy areas. For example, there is a strong focus on cultural welfare and inclusion through culture. There is a very strong focus on innovation through the inclusion of culture and creativity in the regional smart specialization strategy, which is not the case in many OECD regions, where really culture is a, well, cultural policies, as nearly traditionally defined, is still the main way to go. And of course, also in the region benefits from quite a diversified funding for cultural and creative sectors. So what one can say in terms of, well, it's really great, the picture, but maybe what would be the next step to go further? One of the big things that are emerging is that maybe the region can play even a greater role in terms of funding, not in terms of giving more money, not to the system, but maybe taking another hat, becoming an orchestrator of public and private funding, and to channel these different resources into areas of social or economic impact. Of course, there is still, all the success in the cultural welfare policy can be still more consolidated. The role of museums can also be even more extended, their role for local development as agents of social economic change for their territories. And, well, as we have seen through the crisis, there is still much to do, well, in Emilia-Romagna and in many more places in the OECD, to adapt employment and SME development policies to the very specific needs of creative professionals and firms. And there is also an issue with digital and entrepreneurship skills, as in many other regions, and also a need to address the gender gap. So maybe let's have a look a bit more closely into some of these findings. So we can see that the cultural employment has been progressing very quickly and outpacing the growth of total employment in Emilia-Romagna, although some of these subsectors were not performing so well over the past decade before the current crisis, of course. Well, we know that there are very high shares of self-employment in creative sectors, and
in Emilia Romagna, these shares are a bit lower than the national average, and they are close to European average. What we've seen as well is that women tend to be underrepresented in cultural employment compared to, well, even there are lower rates than national rates. And obviously, cultural and creative sectors and employment and jobs in these sectors were greatly affected. And this concerns very much so the venue-based sectors, whereas the more market-driven subsectors have been suffering not so much. We've seen also, we tried to look at the employers' demand for creative jobs. So how many people, firms and employers are hiring, were hiring over the past 1 year and a half. And of course, the demand dropped. And as of March this year, it still hasn't restored to pre-pandemic years. And what does it mean? It means that maybe all the skilled people, they are just going elsewhere to other sectors. And when the creative economy starts to rebound, there might be some skill shortages there. So just maybe a very quick overview of emerging recommendations. Of course, it's very important to continue to address and to improve the access of freelancers and self-employed creatives to social benefits and employment benefits. And we'll have the chance to discuss this a bit more in depth with our speakers. It's important, of course, to continue to provide support to small scale and innovative startups, not just money again, but also the creative spaces are very important here. For example, the Laboratori Aperti play a great role there. There is obviously a need to improve digital skills and address the business skills gaps and the gender gap. Now, if we can take a closer look at cultural participation, and one thing that is interesting to look at is, in fact, how much money we, as households, so people, spend on culture. And it's we can see that in Emilia-Romagna, the household spending on culture is one of the highest compared to other regions in Italy, which means that the demand for cultural goods and services is pretty high. And, of course, we see that in the region, the offer is also very, very diverse, and it's one of the most vibrant Italian regions. And what is interesting to, what is interesting to see is that access to cultural ambientes is pretty well spread, equally spread across its provinces, which is not the case in some of other regions in Italy. In Piedmont, for example, cultural opera tends to concentrate in big cities, which is not the case in Emilia-Romagna. And well, as we were saying earlier, of course, there is a very strong focus on cultural welfare for already quite a number of years, if not decades. So, yes, let's maybe move on. Maybe a bit of an overview of policy considerations. Building on this success and building on this already existing integration of culture into other policy areas, it would be still maybe interesting to further integrate culture and, well, in this case, cultural participation in given its potential impact in more policy areas, for example, where we're thinking about employability skills, and so there can be a link with employment policies, but obviously with well-being, etc., etc. And there are quite a number of suggestions in our report on how to further strengthen and consolidate cultural welfare policies through different measures. Of course, when we are in Emilia-Romagna, we just saw from the observatory the number of museums across the territory, over than 500, so 545 museums in Emilia-Romagna. Of course, in our report, we couldn't not look into the role of museums in local development. And for this, we used, the methodologies that we have now as OECD together with ICOM on how to assess the contribution of museums to local development. And I would like to invite Professor Fabrizio Montanari to maybe share with us the results of this assessment. Yes, thank you, Katia. And very briefly, we basically
Among all the museums that are located in Emilia-Romagna, we chose to investigate the Museum Internazionale della Ceramica in Faenza and Mambo, the Museum of Modern Art of Bologna. And in particular, we conducted 12 interviews with the representatives of both museums. And what happened, what we found, is that we have confirmation, support for the evolving role of museums. Well, museums, they are trying basically to enrich their functions. So basically not focusing more on their traditional functions such as conservation and exhibition, but also trying to be engaged in the local territory, the local ecosystem. We talked before about the word ecosystem, and meaning that they are trying to foster the relationships with different actors of the local ecosystem. So basically, they are enlarging their set of activities, conducting more activities in order to play an important role in supporting local economic development, fostering urban regeneration and community development, and engaging different segments of the society, and thus promoting social inclusion, health, and well-being. So basically, they're trying to exploit all the potential of their role that they can play in a territory. Next, please. In particular, they basically deploy three set of action. One is a sort of legacy actualization, which means that they are trying to design activity to update their material and immaterial heritage. And so basically trying to update the role in the local community. Then they try to be more embedded, so basically to increase the number of relations and the number of actors also operating in different sectors in which they are engaged. And then, of course, they need to invest in trying to update, increase the skills of their employees. And this leads to the last considerations. Next, please. Which are regarding what can local governments do is to help museums to strengthen to support this role. So basically, it's important, for example, to support education activities to update the skills and competencies of employees. So the financial support, as always, is important. And then also trying to support also the digitalization process. We talked about before about the digitalization, and it's a process that can open up different new opportunities for museums. Digitalization does not substitute the on-site offer, on-site activities, but can be an important tool to complement the supply, the offer of museums. And so this is something that it's really interesting. And the museums that we investigated represents two interesting experiences of museums who are reflecting upon the new role, and they try to pursue path that can lead to a full exploitation of their potential role. Yes, thank you very much. And maybe to conclude, there is another area that we are looking into, and this is how public and private funding is channeled and to creative sectors, and whether it really responds to the needs of these sectors. And so it's useful to see all these different funding flows that normally are there for different parts of the sector, which are more subsidized or more market-oriented or a mix of both. And of course, in Emilia-Romagna, this ecosystem, financial ecosystem, is well in place, and the creative sectors, they benefit from different sources of funding through quite a fluid system. Here maybe it's also interesting to see how the public funding has been evolving over the past decade, and we can see that in fact the shares of regional funding devoted to culture has been increasing over the past 10 years.
And well, we obviously see that there is quite a wide range of actions, different fundings are available, public fundings are available to, of course, to support the cultural infrastructure, but also the activities of different cultural operators, etc. And there is quite a well emphasis recently through the instrument of the smart specialization strategy, regional cluster create, for example, or the digitalization of theaters, or many, many other actions. And of course, one of the successful examples are the Laboratori Aberti here. But also, there is we see that there is a financial support and the strategy to support specific sectors, for example, cinema, film, through the regional law on cinema, which already is in place for a number of years. We also see, of course, that the private and philanthropy funding is very much present in Emilia-Romagna, well, through the bank foundations and many other sources. And these fundings have been growing also over the past years. In fact, well, for example, for the bank foundations, we also see that their investment is going not hand in hand, but somehow also follows a little bit the public investment across the territory. Well, crowdfunding is also quite successfully used in the region, and we can refer to one of the successes of the crowdfunding foundation on the porticos of Bologna. And we also see that the national tax exemption schemes are also having a good significant impact in Emilia-Romagna, and I'm thinking about Art Bonus. And we also see that these mixed funding, public-private partnerships, have also been growing. And as we were saying from the very beginning, maybe the next step would be for the public sector, for the region, to become more of an orchestrator, to channel the public and private funding to the areas where it's most needed. Of course, another area is to maybe ease access to finance, and well, through for creative firms, and also well, ease access to crowdfunding, and also design incentives to stimulate demand in creative sectors. So maybe with this, I can conclude my very brief overview of the findings, and I give it back to you, the floor, Pierluigi. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Katia. And this is really, an impressive panorama of a region in progress towards, a very ambitious and far-fetching approach to culture-driven local development. At this point, we have a wealth of interesting points to discuss with our excellent and very excellent panelists that we have for the next part of our session, which are Emiliano Rustichelli and Erminia Sciacchitano. So two persons who have a direct experience of what is policymaking today in this specific field. So the first thing that I would like to ask to both of them is whether they have any direct immediate contact or comment or reaction to the presentation. What is your impression before we delve into specific issues that I think are very interesting to consider? Who wants to start? That Emilia-Romagna is considered one of the most advanced region in this sense, vibrant creative economy, and it which is matched, of course, and supported by a robust policy infrastructure. So a kind of a good sailor, which is capable to catch the wind of innovation and also trace new routes. I'm surprised by the underrepresentation of women in the. I was surprised really by discovering this. I couldn't guess this before. And also, I'm also alerted by some data regarding the employment. Because it means that if this is happening in a region with such a robust infrastructure, it means that it is worse in the rest of the country. And this is maybe, so an regional observatory, it's not only important for the regional level, but it's also important at national and European level. Thank you, Erminia. Yes, I was also surprised by this women underrepresentation, because for the same reason that you mentioned, if in Emilia-Romagna is like that, what should it be in other regions? So, but again, this is a topic which is of course of enormous importance, because by the way, the main driver today in terms of new ideas, fresh energies, often comes
from women. So it's extremely in the interest, I think, of the creative economy to improve the participation, of course, and more gender equality. And Emiliano? Thank you. First of all, thank you all for this invitation. And I found the presentation very interesting and impressive in some sense. I would just echoing what Erminia already said, I want to highlight two important aspects which are basic, I mean, for good policy making. And the first one is that this this all these reports, all these insights brings evidence into policy making. So it is very important inform the policy maker with reliable information, very detailed. And so this is the first thing I would highlight, because it is not usual in Italy to have such an evidence-based informing policy making. So this is my first point. I would, and I also would highlight another aspect, which is very relevant also considering the fact that I'm a member of the local of the lead committee, which is this decentralization of the cultural sector in Emilia-Romagna, which is very important because it helps the local community to stay cohesive and to develop, to have a balanced development between, I would say, big cities or rural, urban and rural areas, which is very interesting, as well as this cross-fertilization. I have noticed in these projects that were mentioned lastly in the last presentation, the fact that these cultural spaces are opening also to other activities, including notably upskilling and reskilling or training, which is one of the components which we need to develop the skills of our workers and future workers, or to become workers. So this is my take from this presentation, together as many others. But let's move to further discussion, because there are some challenges I have to answer to. Thank you very much, Emiliano. And indeed, I think that data-driven approaches, evidence-based approaches, are so important for cultural policy today, because for a long time, this has really been like just trying to make a sort of random guessing sometimes in terms of what were the real figures and trends in the sector. Now we have this kind of opportunity, and it's really, really important also to enhance the credibility and the relevance of cultural policies as a broader policy agenda. But speaking of the challenges that you were mentioning, I would like to start from one big issue that is, in some sense, the elephant in the room, but we have also already noticed it, which is the precariousness of some of the cultural and creative sector employment. So from this point of view, the crisis has clearly highlighted the structural fragility of the sector. That's not a surprise, but unfortunately, it's a sad confirmation, and the precariousness of part, at least, of the jobs in the sector. So there is a need to adapt employment and social policies to these new forms of work that are so typical in the sector, like hybrid or self-employed freelancers. That, of course, is not only about cultural and creative sectors, has to do with many, many other sectors across the economy, but here is particularly typical. So what have we learned over the past couple of years in terms of what works and what does not? And what kind of policy solutions can we provide? And what are the government responses in particular? And where there could be a more effective national, regional cooperation in this regard? Well, this is a very elephant in the room, because, of course, this is an issue which is relevant not only for cultural and creative sector, but for many other sectors. By the way, cultural and creative sector is also a very multifaceted reality. So probably we will find some precarious, or let's say atypical workers concentrating in some kind of activities rather than other. So there is no one-size-fits-all approach. But of course, the task of the policymaker is to create a framework in which all these different forms of work and kind of activities
finds, I mean, their social protection, I would say, and labor employment legislation, labor protection, and so. Let's start by the lesson learned, of course. During the crisis, we all learned the fact that without income support, many activities should have been closed, especially in the venue-based activities such as cinemas, exhibition, festival, and so forth, so on and so forth. And the Italian government, together with many other governments all over Europe, has taken actions to support the income of the most affected workers in this sector. So, of course, this was an emergency setup. It is, one could not think of supporting with financial resources all the for a longer time than the emergency than during the emergency. However, I would say that some steps have been taken to increase the adequacy or the coverage of the social safety net in the last months. I don't want to mention the very last resort tools, which, of course, there is the Reddito di Cittadinanza, which tries somewhat to caution the situation in which persons are not able to, to generate income for themselves, for themselves and for their family. However, for instance, in the budget law 2022, which is now under the examination of the parliament, there is a quite extensive reform of the social protection system, and especially of short-term work scheme, which proved very effective during the crisis in protecting many industries. And this reform aims to extend the use of short-term work schemes to also to small and micro enterprises. This means that every firms from one from now the law now allows to use a short-term work scheme starting from depending on the sector, however, from 5 to 15 employees. With this new reform, the short-term work scheme will cover every firm in Italy, starting from one employee. And this is, of course, very important for those small and micro enterprises, which are one of the main features of the cultural and creative sector, as we saw from the statistics provided before. So this is an element which is very relevant, and of course is the result of a long discussion on how to extend social protection to all. Of course, when we come to self-employed, this is a different aspect. But I want to recall that in Italy we have this hybrid this legislation which covers hybrid forms of work. Separated fund for solo self-employed, including freelancer, is active in Italy from 1995, and it also provides for unemployment benefits and in some cases maternity and sick leave. And also here in the budget law for 2022, there is this provision which extends the duration of the unemployment benefit for solo self-employed from 6 to 12 months. So this is, another aspect which I would mention here concerning the reform and the actions taken to somewhat try to extend the social protection at least to solo self-employed. I want also to recall one aspect of the Italian legislation which is important, which is the fact that in Italy there is the presumption of an employment of a subordinated employment relationship. So
this is the tentative to avoid bogus self-employment. Of course, there are a lot of things to do, including strengthening the role and the activity of labor inspectorate in tackling and addressing those situations in which self-employment is misused or is used to avoid taxation or some labor regulation. But I want to also to highlight that, I mean, some kind of temporary jobs with either subordinated or self-employed are connaturated somewhat with some of the activities that are carried out in the cultural creative sectors. I think, for instance, to filmmaking, festival, exhibition. It's not very easy to find the right way to frame this employment relationship. When there is the possibility to, I mean, somewhat to schedule for a long time, yes, maybe you can use some time of vertical part-time work, but of course when the activity is somewhat depending, very volatile and depending on external factors, it is not easy for an employer to, I mean, to engage a person on an indefinite time frame. Anyway, this is what the government is trying to do, and I think that there is still something to do. I do agree trying to extend the social protection for self-employed and for some type of new forms of work, digital platform workers, for instance, which, I mean, I suppose it will be one of the most challenging, one of the most prominent challenge we will face in the near future, because the digital platform workers are increasingly important in many sectors, and I suppose that especially the creativity sector will be mostly affected by this phenomenon. Thank you. Much, Emiliano. I think that the breadth and the complexity of your answer testifies to the unprecedented commitment, I should say, of this government towards finally tackling the issues of creative employment in their more subtle and elusive and sometimes difficult to tackle aspects. So that's really interesting to hear, and I really look forward to how this will roll out in terms of implementation, because it's really a definite step forward, very, very encouraging. And I'll come to Erminia now, because one of the aspects that make this creative sector so peculiar is also the very, let's say, idiosyncratic structure of the organizations that participate in it. So, for example, the presentation has highlighted the importance of creative spaces like Laboratori Aperti, both from the cultural production point of view and also, of course, for the diversity that they ensure to the cultural offer, but also at the same time as a form to support creative professionals. Is it important in which perspective to support such creative spaces? What could be other measures that from this perspective could be adopted to support in some sense to tackle the precariousness of cultural and creative work? After the reply of Emiliano Rusticelli, I don't think I'm really well placed to identify other measures regarding the precariousness of those workers. I'm joking, of course. Luigi, you remember in, I think it was 2005, when we worked together at the research L'arte contemporanea nel mondo. Yes. And where you stressed the importance of those independent cultural centers for to allow creators to flourish, and let's say to develop in their artistic career in a free environment and free from market constraints, no? And now it's a completely different story. Those places are not for cultural development per se, but these are the real incubators of the cultural-led regenerations, as far as I understand. And again, I'm learning from the experience, concrete experience in this region.
Since we are now aware at European level that the participatory process approach is at the heart of culture-based development processes, and it, because if you wanted to produce benefits in a holistic way, you need to put people at the heart of those processes. We are also learned through the OMC on participatory governance of cultural heritage that finally we have put together the two approaches, the top-down and bottom-up, that need to be complementary. But now, so where they meet, where they meet. I think that since social innovation is rooted in the making and is nurtured by cross-contamination of languages and diverse knowledges, the fact that we have a physical place where innovation and experience condensate is helping to accelerate and also to accelerate the processes. So that's why I think there is a lot of attention at national level on those type of places. And I see it also in the Ministry of Culture. In the Ministry of Culture is supporting increasingly, the Directorate General for Creativity is supporting increasingly those type of initiatives like the Creative Living Labs, also the Piano Cultura Futuro Urbano is investing on those type of public spaces, and the Culturability, the very famous Culturability. So there is a perception that you need, in one sense, to enshrine this this experience of those of participatory processes in a place where it remains and it is not lost. So with the National Recovery Resilience Facility Plan, we are also facilitating this approach. So this will support, there is a measure supporting those intermediary bodies who help to build the capacity on both sides. I just launched, because now I saw, I had a look, of course I don't know in detail those labs, but I think that some were working in networks, so expanding the exchange of experience between them could help. And also thinking maybe a reflection on how to, and this comes to the previous intervention, how to become a laboratory to advance for new solutions for the sharing economy, because the sharing economy, we know it is generating precariousness in the sector, but the right sharing economy, maybe taking into account also the importance of the social shelters for the workers, I think maybe can be one of the aspects to be reflected and to be investigated in those places. Thank you, Ermia. Speaking of sharing economies, we also pick up some passage from the previous intervention by Emiliano. I return to him to address the second big topic that we have to consider, which is digital gaps. Clearly, we are moving towards an increasingly digitally integrated form of cultural production and dissemination. And so, as highlighted already in the presentation, there is a need to address the digital skill gap across throughout the sector. And this happens, of course, at the organizational level, but also the institutional level, but also at the individual level. So it's something that is really an all-encompassing kind of issue, and skills policies are the competence of the regions, as we know. But do you think, Emiliano, that there are any good practices from the bottom up, from any place in Italy, that you could flag as particularly interesting and inspiring in this respect? And could you share what is foreseen in this area as part of the active labor market policy reform and, of course, the recovery and resilience plans or the youth guarantee? Well, actually, I would say that Italy is advancing quite fast in digitalization. I would start from the fact that we have a national digital strategy in Italy, which covers a lot of issues, from the digitalization of public services to the provision of skills to the citizenship. And of course, we have this big push provided by the Recovery and Resilience Facility in fostering the transition toward this digital economy. Of course, if you
look at statistics on the digital skills of the Italian population, you immediately realize that we are lagging behind in this context. Unfortunately, the level of digital skill of the Italian population, also among young people, one we are used to say that young people, the millennials, are digital native people, but they are not. They can use maybe digital tools, but they don't necessarily have digital skills, which is a different concept. And so there is a lot to do in this field. I would start with active labor market policies in general. Let's start with active labor market policy in general. They are quite weak. We are aware that in Italy, active labor market policies, especially in some areas, I don't think, for instance, to Emilia-Romagna, which is one of the best examples in terms of active labor market policies, but in many other regions, the provision of active labor market policies is very poor, and especially not targeted to those who need it most. In this view, the Italian government is now launching a reform of active labor market policies, which is this Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, Employability Guarantee for Workers, which is in the National Recovery and Resilience Plans. And of course, this reform puts a lot of attention on developing digital skills of the workforce, and especially the digital skills of the most disadvantaged group, the long-term unemployed, or the people who are in short-term work scheme but are likely to be fired or to lose job in a short period of time. And so this is the first, building block to strengthen the public, the active labor market policies and the capacity of public employment services to deliver effective training measure in partnership with the private employment services, the private sectors, which is key in this context. A second aspect I would highlight is mainly related to the Youth Guarantee Initiative in Italy, which has a couple of very interesting experiences. One is the project Growing Digital, Crescere in Digitale, which was in the very early stages of the Youth Guarantee in 2015 was planned together with in partnership with Google at that time, and the idea is to create these digital laboratories in which young people are provided with digital skill. But then we have a number of projects devoted to promoting the ICT skills among young people, and another interesting project is this Yes I Startup, which is devoted to support the creation of startup, but with a special focus on digital skills. So there is a number of initiatives that are in place to support the development of digital skill. I would also mention this is something that, of course, it's more on the remit of the Ministry of Education and University and Research. But however, there is a lot of effort from the Ministry of Education, University and Research in strengthening
digital skills in schools, and also to strengthen those vocational post-secondary education, like Istituti Tecnici Superiori, which are those places in which also some creative and cultural sectors are somewhat related activities are provided. So this is a very big picture. What we can do to, I mean, to integrate, to better integrate the, I mean, this national framework with the regional competencies, because of course you said it is very important to then implement at regional level the training. I mean, from the one side, we have the National Agency for Active Policies, which has this role of coordination of active policies among different regions in Italy. And the agency also supports regions somewhat in the design, especially through the Italia Lavoro Agency, which is somewhat a sort of operative branch of the national agency. And of course, the here there is also the need to increase the capacity of local authorities to develop tools first to I mean somewhat capture the skill needs of the territories, and then of course also to provide relevant training measures. This is, I mean, something that we are working on, including by strengthening the PES staff with a number of important measures to incentivize regions to engage professionals in counseling, but also in skill development, and to, I mean, to increase the capacity of public employment services to deliver active labor market policies in an efficient manner. Thank you. Thank you. Thank you very much, Emiliano. And at this point, of course, there is a natural follow-up that I have to ask to Erminia. What is the perspective from this point of view in terms of emerging experiences from the Ministry of Culture perspective? And at the same time, by saying this, because these two things are really linked, how can we rethink also the funding ecosystem that is increasingly related also to this digital dimension, and how can we bring to the next level the orchestrating role, for example, of the region and more generally of public administrations to channel resources of strategic areas of cultural production, social impact, stimulation of cultural participation. The objectives and the framework related to the recovery and resilience plan, do they help in this regard? Do they introduce a major breakthrough? What do you think? Complex question. Let's start from, well, first of all, it was a real easy task to include a focus on digitization of the cultural infrastructure in the National Recovery and Resilience Facility. It was said before, the gap is huge. Cultural sites and museums suffer from a digital divide. And it we became really more evident during the pandemic. They did their best. But they need infrastructure and need capacity building. So this was firstly addressed in the National Recovery and Resilience Facility Plan. There is a dedicated chapter of 155 million euros of investments to support the cultural and creative sectors, in particular focusing on the digital, but also on the green transition. And along the entire value chain, because another issue, very important issue, is the fact that maybe digitization was boosted, but there is no sustainable model for cultural creation and distribution. So this also includes parts on the financial contribution and acts to real and financial services.
And training, we were discussing capacity, training and upskill, it's also an important component of the massive investment of 500 million euros to create the digital strategy and platform of cultural heritage in the recovery and resilience plans. Of course, it's very well addressed. And where, of course, and the strategy and the platform, of course, will be developed through a strong national and regional cooperation. You can't do it in a different way. It is a national strategy, but needs to be developed together with the regions. But regarding the orchestration, I found it really interesting, and I think I really want to know also a bit more, because I think it's the first time where I see in one picture all those streams of funding. And this is the area where we should work much better, because it's the other side of the coin of the participatory approach. So the moment you mobilize different actors and you work cross-sectorial and in transversal way, then of course you need to cope with the fact that you need to orchestrate at some level the different type of fundings. I'm also happy that in the research, the national measures like the R bonus have been successful in the region, and have contributed greatly. I think this is one of the important areas where we should work together and identify. It's also part of this famous sharing economy reflection. And speaking of the participatory turn, Fabrizio Montanari wanted to give us a comment on the alternative spaces dimension. Fabrizio. Yes, because earlier, as Erminia said, she talked about the potential advantages, benefits of the shared spaces. And there is also, I think, another one that we found in another research, and then we also included in the report, that these spaces also act as a sort of way to leaning the sense of precariousness that creative workers feel. Okay? Because in this way, they can foster the sense of belonging to a professional community and foster their also the support of their professional identity. And so they play an important role as a not only as a, of course, as a network facilitator, accelerator for ideas and so on, but also they can provide, they can be a sort of anchor that people can use to navigate the uncertainty of creative sectors. Absolutely. That's I from my experience, I can only confirm this. It's really crucial, let's say, cohesion role that they have in the whole overall architecture of the creative ecosystems. And we are now to the final round of considerations. And the question now is, how can we integrate culture in other policy areas? So to Erminia first, we have seen, for example, that already in the G20, there has been this bold move by the Italian government to connect, for example, culture to climate change. That is really an absolute novelty and something that is really placing Italy on the frontier of innovation in the field. But how can we mainstream this through further support in the recovery and resilience plan? What's your take? I think that nothing prevents from doing it. Let's do it. Let's do it. It was said before by Cristina Ambrosini, by Gianni Cottavavi, we have a unique chance and we can use it. And now we have some experience. So it is designed to be used in that way. This approach is envisaged in most of the actions, from Borghi to, I think, to all the projects. And regarding climate change, I think this needs a more targeted reflection, and the G20 experience, it's helping a lot, because we really need to go beyond the old fashion approach of energy efficiency or only risk management, towards the inclusion of these approaches in the everyday life of professional, of cultural professionals. Again, in the recovery resistance class, there is a tiny project supporting the capacity of professionals to include those approaches in their actions in cultural, and the lowering the impact of cultural events. But also even more to invest on the fact that the culture plays a role in the behavioral change that our society needs.
to really change, accelerate climate action at the speed that we need to reach the goals of the Paris Agreement. And if I think of the pervasiveness that behavioral change topics have throughout European programming now for all major societal challenges, this really means that strengthening this link between cultural participation and behavioral change can really be one of the game changers, pardon me for the for this pastiche, but that's actually what is going on. So, and at this point, I come back to Emiliano for a final question. Cultural participation has been shown to have a positive impacts on employability also beyond the cultural and creative sector and in addressing social exclusion factors. Do you see any potential in the active labor market policy to more actively integrate, again, a pastiche, sorry, culture in the provisions to help to achieve these goals? Absolutely and definitely, yes. This also recalls me one issue that we have, for instance, but at European level, I would say with the European Youth Guarantee Initiative. There is this difficulty to reach out young people or more vulnerable groups. And I mean, community-based cultural space could provide a very excellent site for reaching out to people who need support. So in the initial presentation, it was mentioned that cultural and creativity sectors is also made by a lot of social enterprises. And this, in fact, is the role of social enterprises to engage with the communities in which they operate and somewhat help also the public institution to reach out to these people. So it is very important to create the spaces like Laboratori Aperti, but also, for instance, those I was mentioning before, these museums that are opening to a number of activities which involve people, engage people, also create networking, but also provide, of course, soft skills with all things that are useful to create those human or social capital, better, that social capital that helps people to integrate in the society and then in the labor market, of course. So I think this definitely, yes, there is a great potential for cultural sector to create new spaces in which public institutions can reach out to people. I would close with a point that I forgot to mention, but it's also good after the intervention of Fabrizio Montanari, because I think that one thing that should be encouraged, especially in freelancers in the cultural sector, is to access to the great amount of financial resources that are devoted to support the creation of small of startup or small enterprises. There are a lot of good examples, for instance, from Invitalia, a lot of funds devoted to support the creation of startup or to support small enterprises. And by the way, one is exactly devoted to cultural, to creativity and tourism sector, although it is limited to the southern regions because of the functioning of the European Social Fund. But however, there is a specific fund to support the creation of startup in the cultural and creativity sector in southern regions. Well, thank you very much, Emiliano, and I must say in getting close to the end of this session that I'm honestly feel constructively optimist now after hearing the remarks that you and Erminia made, because there is clearly a vision behind this action that is now being deployed.
at the governmental level that I think can really synergize in a very, very interesting ways with this vibrancy at the regional one. So what is needed at this point is to create, I think, an embedding approach in terms of a systematic strategic approach to the development of culture and creative industry in Italy, because we still don't have a completely coherent picture from this point of view. And at the same time, a better coordination among the regions, because again, there is a lot of fragmentation in terms of action, and there could be, I think, more close exchange in this regard.